Perché? Buongiorno, diamo inizio alla conversazione di oggi, non senza ringraziare i presenti in numero cospicuo per l'omaggio che ci fanno del loro ascolto e forse anche delle loro domande se si apre una discussione. Oggi celebriamo un momento successivo di questo percorso salvemiliano, anche se ne poteva essere diversamente. La giornata di oggi prevede un allargamento del cerchio della cultura nella quale Salvemini produce, lavora e con la quale si misura. Il nostro relatore di oggi, il professor Andrea Ricciardi, che insegna storia contemporanea alla Statale di Milano Scienze Politiche, affronterà per primo Salvemini fra l'età degasperiana e la crisi del centrismo. E io poi porrò alcune questioni e sto per cedergli subito la parola, ma non lo farò prima di aver salutato il nostro graditissimo ospite, il presidente della Fondazione Di Bagno di Conversano, l'avvocato Giovanni Mastroleo, il quale è un po', come posso dire, il demonio ispiratore di tutte queste attività. Voi oggi siete testimoni di una delle pagine articolata in vari eventi, ma se le pagine dovessimo metterle insieme verrebbe fuori un vero vocabolario di attività culturali, civili, di approfondimento di ogni genere di tema che riguardi la cultura civile. E di questo, perché lo dico in pubblico, non solo per un doveroso ringraziamento, ma credo soprattutto per un pubblico ringraziamento civile a questo nostro amico a noi molto caro, che non si stanca, è un ragazzino da questo punto di vista, non si stanca di mantenere rapporti con l'esterno, di mantenere le fila di questo intreccio complicato fra istituzioni culturali, compresa la stessa università, idee, celebrazioni, eventi che possono sembrare un ritorno su cose del passato, che sono anche un ritorno su cose del passato, ma aprono, è un ritorno produttivo, aprono prospettive e spunti nuovi. E con questo spirito io ringrazio Giovanni, ma non apro i lavori perché i lavori devi aprirli tu. Io ho fatto solo il saluto, l'obbligo. Non sono il padrone di casa, ma sono di casa, senza padrone, sono solo di casa, senza padrone. E i lavori li apre il presidente della fondazione. Avrete capito tutti che il professore Suppa, Silvio Suppa, è afflitto da una sindrome di eccesso di generosità. Va bene, a parte questo, grazie a voi che siete qui, grazie ai vostri professori che hanno accolto l'invito a farvi partecipare, grazie a Silvio Suppa, che è un nostro amico ormai consolidato, ad Andrea Ricciardi, che qui viene da Milano, che ci terrà la sua lezione, grazie all'università di cui rapporti ne siamo molto, molto orgogliosi. Voglio dirvi solo questo, voglio dire solo questo ad un uditorio che è fatto prevalentemente da studenti. Devo avvicinare? Il fatto che oggi, l'altro giorno, nei giorni prossimi, nella prossima seduta, quella del 23, è annunciata la presenza di 100 ragazzi di una scuola diversa, eccetera,
noi lo consideriamo una risorsa di grande preziosità, perché come diceva il professor Suppa, tutto quello che noi facciamo, l'iniziativa, questo intreccio tra cultura, società politica, società civile, è che noi ci sforziamo di indirizzare prevalentemente ai giovani, lo facciamo in maniera molto consapevole, sapendo che, dirò una cosa ordinaria, me ne rendo conto, però è vera, e quando è vera poi bisogna dirla, sapendo che se noi, stiamo passando la mano sostanzialmente, facciamo questo sperando che ci sia un domani migliore di quello che stiamo vivendo, diciamo la verità, insomma, no? La speranza che questo accada è rivolta a voi, perché fra di voi, dalle vostre fila, uscirà, sarà selezionata nella competizione anche fra voi la classe dirigente del domani. Io spero che fra di voi ci sarà un sindaco, un assessore, un sindaco di Bari, un sindaco metropolitano, un professore universitario, cioè un docente, cioè da voi uscirà. E allora lo sforzo di indirizzare a voi questa diciamo iniziativa di legare la conoscenza del passato a quello che stiamo vivendo nella contemporaneità necessariamente deve passare attraverso noi. Ecco, per questo io sono particolarmente contento, noi siamo particolarmente contenti che voi siate qui, che il professor Ricciardi parlerà ad un gruppo di giovani, che si confronterà con il professor Silvio Suppa. Io gli dico prima a Ricciardi che Suppa non è un interlocutore, insomma, che da prendere sotto gamba, perché uno sembra molto insidioso, insomma, sembra molto intrigante, e che questo da questo bellissimo binomio sono certo uscirà una conversazione di molto interesse. Grazie ancora a tutti quanti. Si sente bene? Io odio questo tipo di microfono, quindi se non si sente ditemelo, preferisco il gelato, ma non c'è. Allora, io vorrei innanzitutto ringraziare per l'invito, ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per organizzare questa mattinata, e vi faccio subito una confessione, perché mentre parlavano coloro che mi hanno preceduto, ho pensato di rovesciare completamente quello che avrei detto, proprio perché ci sono quasi solo studenti, e siccome, come è stato sottolineato, Salvemini è uno che guardava molto agli studenti e alla formazione, però i tempi di Salvemini sono molto lontani da quelli di oggi, reputerei molto sciocco e inutile annoiarvi con una serie di citazioni, letture, old style. Io sono molto vecchio, molto più della mia età, non sono un uomo social, non mi interessa la condivisione come voi la intendete, voi non perché avete delle colpe, cioè voi come generazione, però non sono del tutto stupido. Di conseguenza, siccome sono abituato ad avere a che fare con gente della vostra età, qualche caso un po' più vecchia, ma comunque spero di esservi utile essenzialmente per un punto attraverso Salvemini e dintorni: la voglia di riflettere, la voglia di capire perché è importante la storia, perché la storia ci consente di immaginarci un futuro, di provare a progettare. Naturalmente vi parlerò di Salvemini, quindi lo farò attraverso Salvemini, però il messaggio che vorrei farvi arrivare, spero di riuscirci,
vuole non esattamente attualizzare Salvemini, ma prendere Salvemini in prestito per vedere se c'è qualche sollecitazione utile per voi, per il futuro, cioè per le vostre generazioni, così lontane dall'anno della scomparsa di Salvemini del 57 e tanto più dai decenni precedenti. La mia relazione è intitolata Salvemini tra l'età dei Gasperiani e la crisi del centrismo. Mi perdoneranno i più tecnici se io dirò qualcosa di banale, ma ci tengo al fatto che appunto gli studenti più o meno giovani possano avere qualche riferimento. L'età dei Gasperiani ovviamente è la prima legislatura dell'Italia repubblicana, quella che tra il 48 e il 53 vede appunto Alcide De Gasperi e la Democrazia Cristiana al centro dello scenario politico. Poco dopo l'approvazione della Costituzione, poco dopo la nascita della Repubblica e della Democrazia, dopo il fascismo. Il centrismo entra in crisi proprio alla fine di quella prima legislatura, nel 1953, su una cosa alla quale Salvemini si dedica e su cui cambia idea, che è la riforma della legge elettorale. Perché nel 1953 De Gasperi propone col suo partito un premio di maggioranza per fare in modo che i vincitori possano dare stabilità al progetto di governo. È un tema che forse qualcuno di voi ha sentito discutere anche in questo periodo, perché guardate, alcune cose che io vi dirò sono molto più vicine a quello che voi pensate di quanto non dica appunto invece l'età di cui parliamo. Salvemini prima si espresse favorevolmente su questo premio di maggioranza che consentiva alla Democrazia Cristiana di legare a sé i partiti laici minori e di ottenere un premio di maggioranza importante. Il premio di maggioranza però sarebbe scattato soltanto se le elezioni fossero state vinte dall'aggregazione tra DC e piccoli partiti laici. Questo non accadde per soli 57.000 consensi su tutta Italia e quindi questo premio di maggioranza non scattò. Siccome Salvemini, che era un laico anticlericale ma non antireligioso, questa distinzione ricordiamola, subito dopo le elezioni scrisse un articolo sul Ponte che venne intitolato Atto di contrizione, in cui lui si scusò praticamente per avere dato indicazione di voto a favore dei partiti laici alleati della Democrazia Cristiana. Con quale motivazione? Disse sostanzialmente Salvemini, noi, e questo è un tema forte che ritorna allora ma che faceva già parte della sua cultura politica, noi non possiamo essere né i servi sciocchi o gli utili idioti dei comunisti e dei loro alleati, e quindi diciamo dei filosovietici quando la guerra fredda era tale, ma non possiamo neanche asservirci alla Democrazia Cristiana e a quelle forme di clerico fascismo che sono sempre un po' dietro l'angolo nel nostro paese. Questo è più o meno, diciamo, in pillole la sua posizione. E chiese scusa, litigando addirittura, e la corrispondenza ce lo dice, con quello che era il suo allievo più importante e a cui lui era più legato, che si chiamava Ernesto Rossi, che morì 10 anni dopo Salvemini, cioè nel 66. Ovviamente io non vi voglio parlare solo di questo aspetto, in quello che vi dirò ci saranno altre cose che cercherò di ricollegare al passato per dirvi che l'ultimo Salvemini, quello che torna in Italia dall'esilio politico degli Stati Uniti e che appunto muore nel 57, si confronta con una realtà nuova, ve l'ho già accennato, ma nel suo modo di pensare, di scrivere, di rapportarsi ad amici e avversari ci sono dei temi che fanno parte di tutta la sua storia politico-culturale. L'anticlericalismo, ve l'ho già accennato, ma ci sono anche altri temi. Il suo modo di declinare la democrazia, la sua idea di confrontarsi per l'appunto con il comunismo e con il socialismo. Guardate che non sono sinonimi queste due parole. E c'è poi il suo carattere. Salvemini era un uomo molto umorale, molto ironico, molto polemico, amante della verità,
ma anche qualche volta affrettato, perché questa sua vis polemica gli faceva emettere qualche volta delle sentenze perfino esagerate, perfino rigide, però aveva una sobrietà e un'umiltà di fondo che gli consentiva di mettersi in discussione. Quindi era uno che minava pendenti a destra e a manca, ma che però non perse mai fino alla fine la voglia appunto di mettersi in discussione. E quindi tutti questi temi che lui ha trattato durante la sua ultima stagione, ma durante tutto il corso della sua vita, sono temi tutti importanti su cui egli qualche volta cambiò idea, ma che però nella sostanza rimasero dei filamenti molto solidi che troviamo, che partono dalla fine dell'Ottocento e si chiudono con la sua scomparsa. Un altro tema è quello della laicità e dell'istruzione pubblica. Questi sono temi a cui Salvemini si dedicò sempre, da tecnico vero, che studiava, che cercava di progettare delle riforme e di studiarne l'applicabilità reale, non di emettere appunto soltanto pareri fumosi. Sì, perché Salvemini è stato descritto molto spesso dai suoi avversari come un moralista, un uomo staccato dalla realtà, una mente nobile che però non faceva i conti con il reale contesto. Guardate, è sostanzialmente quasi l'opposto. Salvemini fu un uomo molto concreto, tant'è vero che ci sono due parole chiave, concretismo e problemismo, che sono state associate all'intera sua vita e all'intera sua riflessione. In gioventù, per quasi 20 anni, Salvemini era stato un militante del Partito Socialista Italiano, quindi aveva fatto attività politica in un partito, credendo in questo partito, sempre mantenendo un senso critico e una diffidenza importanti, ma facendo il militante. Dopo si era distaccato da questo partito all'inizio degli anni 10 del Novecento, in via definitiva, per due ragioni. La prima era la questione del suffragio universale, la seconda, più importante, che è un tema centrale che c'è anche adesso, la questione meridionale. Cioè Salvemini diceva che la questione meridionale non poteva che essere un problema nazionale e che se la sinistra di allora, il suo partito socialista e anche i filamenti di forze democratiche del tempo non lo avessero considerato tale, non solo non avrebbero risolto gli squilibri tra nord e sud Italia, ma non avrebbero favorito lo sviluppo complessivo del paese. A questa analisi della questione meridionale, Salvemini ossessivamente affiancava la lotta allo spreco e alla corruzione, ma non con intenti moralistici o eroici, con intenti di buon senso, molto concreti, dicendo altre cose che voi oggi sentite spesso nella battaglia politica, che non è paragonabile a quella di prima per mille aspetti, ma qualche parola chiave voi la sentite. Quando sentite parlare di onestà, anche sul web, ma l'onestà non è un programma politico. L'onestà può appartenere a un socialista, a un liberale, a chiunque, però ci avrebbe detto Salvemini, quale programma politico è credibile senza l'onestà? Questo è il punto vero. Uno può essere democratico, liberale, oggi, ma io non voglio entrare nell'oggi per carità di Dio, del Partito Democratico, grillino, leghista, non mi interessa. Ma dove sta la credibilità per Salvemini, dove stava allora? Nell'esempio che il dirigente politico, il militante, l'intellettuale può dare, e quindi nella sobrietà, nell'amministrazione della cosa pubblica. Un altro tema molto concreto con cui Salvemini si scontrò sempre era la burocrazia, la pubblica amministrazione, il cattivo funzionamento della macchina dello Stato a livello centrale e non. Anche questo è un tema che voi ritrovate. Ma perché oggi voi sentite parlare di Salvemini? No, per un discorso molto semplice che dovrebbe ricondurvi alla centralità della storia, cioè che alcuni problemi del nostro paese sono figli di mancate risoluzioni di questioni storiche
che Salvemini, non da solo, ma egli fu particolarmente importante, segnalò in tempi non sospetti e tentò sempre con grande concretezza di affrontare e di risolvere. Però, dopo la sua lunga militanza nel Partito Socialista, Salvemini abbandonò l'idea di cambiare le cose dall'interno della forma partito e svolse una forma di militanza intellettuale che lo portò a scrivere molto e a credere nella necessità di formare i giovani per la futura classe dirigente. Era l'atteggiamento che aveva prima della Grande Guerra e l'atteggiamento che ebbe quando fu costretto all'esilio politico durante il fascismo e quando capì che non c'erano più i margini per una lotta aperta contro il duce e contro la violenza di regime, ma che bisognava investire sul futuro e quindi continuare a riflettere formando i giovani, mettendo in discussione la propaganda e costruendo un futuro dai contorni indefiniti, ma che potesse poggiare su alcuni valori forti, importanti, e quindi sul famoso senso critico, sul famoso amore per la libertà, che per lui non erano parole vuote, perché anche queste belle parole possono essere slogan. No, no, lui la praticava. È uno che se n'è andato dall'Italia nel 25 a 52 anni, rifiutando ogni possibilità di vivacchiare in patria, lasciando l'insegnamento universitario, andando prima fuori dai confini nazionali, accompagnato da Chabot nel 25, Chabot che ebbe poi un corso diverso durante il fascismo, e stabilendosi poi negli Stati Uniti, dove tornò una prima volta, da cui tornò una prima volta nel 47 e definitivamente nel 1949, quando riprese a fare il docente universitario, ma, perché fu reintegrato, ma cosa molto più importante, continuò a scrivere. E di cosa si occupa l'ultimo Salvemini? Quello che sarebbe il titolo della mia relazione. Innanzitutto scrive, continua a scrivere fino alla fine su tre riviste, innanzitutto. Una è Critica Sociale, ma soprattutto Il Mondo di Pannunzio e Il Ponte di Calamandrei. All'interno di queste riviste Salvemini affronta ancora una volta problemi storici e problemi molto concreti, trovandosi però di fronte a un quadro politico istituzionale completamente nuovo, sia rispetto a quello dell'Italia liberale, che aveva abbandonato prima della vittoria del fascismo regime, quando già era 3 anni che Mussolini governava, e naturalmente un contesto diverso da quello della resistenza e del secondo conflitto mondiale. Perché Salvemini durante quel periodo si trova negli Stati Uniti e le sue armi sono la scrittura, le conferenze, i finanziamenti ad alcuni movimenti antifascisti. Egli faceva parte della Mazzini Society in America, anzi era uno dei fondatori, ma aveva finanziato a lungo Giustizia e Libertà, movimento politico fondato nel 29 a Parigi da Carlo Rosselli, con Rossi, altro suo allievo, diciamo così, prediletto. Oltre agli articoli, badate, oggi le lettere non si scrivono più, si scrivono le mail o peggio i tweet, ma nella corrispondenza, per capire il Novecento, c'è molto del percorso culturale e politico di Salvemini, come di tutti gli intellettuali o dirigenti o militanti politici. E allora, per capire i temi su cui Salvemini si arrovellava, servono gli articoli, ma servono anche i carteggi, che nel caso di Salvemini sono particolarmente scoppiettanti per il suo brutto carattere. Non faceva sconti, l'ho già detto, e sono anche divertenti, perché sono pieni di insulti, di, come posso dire, di provocazioni, alternati a manifestazioni di dolcezza quasi struggenti, perché Salvemini era un uomo estremo in tutte le direzioni. Ma perché, vi direte voi, era così? Perché era uno che aveva sofferto molto, aveva umili origini. Nel 1908 a Messina, durante il terremoto, aveva perso praticamente tutta la sua famiglia, i figli e la prima moglie, e quindi era un uomo che veniva dalla sofferenza, un uomo veramente del popolo, che era tormentato quindi, ma che quando parlava al popolo lo faceva perché sapeva toccare le corde giuste, e veniva da lì,
non aveva avuto una formazione, non posso dire privilegiata, non era un nobile, non era un, non veniva, diciamo, dal potere. Ecco, una cosa che colpisce degli articoli e dei carteggi di questo periodo, e che mi sembra giusto segnalarvi, è che mentre quando Salvemini era negli Stati Uniti e pensava di progettare l'Italia post-fascista, era immerso nei ragionamenti e nelle polemiche durante la guerra con gli alleati, con Badoglio, con Sforza, con Togliatti, e quindi era completamente all'interno della dimensione internazionale, quando rientra in Italia, in maniera forse anche un po' paradossale, la politica estera sparisce quasi dai suoi scritti. Egli si occupa di analizzare il quadro politico-istituzionale italiano, la terza forza, su cui tornerò, che è un concetto utile da capire in rapporto alla guerra fredda, e che cosa pensava ancora Salvemini al suo futuro dopo la morte, in che senso? Nel senso che pensava alle sue carte, pensava alla sua corrispondenza, pensava ai suoi libri, pensava alle sue opere. E in quest'ottica, nel 1953, proprio dopo il fallimento di quella legge truffa che io vi ho citato, Salvemini stesso propone la pubblicazione di questo libro con Einaudi, che si chiama Italia scombinata. È una raccolta di suoi articoli pubblicati sul Mondo di Pannunzio, che è una delle tre riviste che io vi ho citato. Qui è una delle pochissime citazioni che vi faccio, ve lo giuro, eh? Però è importante, perché c'è un pezzo di Salvemini, in due frasi, sono due, Scrive Salvemini varie cose, ma comunque il 31 agosto 1953, sul finire dell'introduzione a questa raccolta dei suoi scritti, tra l'altro, chiarisce: noi non intendiamo consentire ai comunisti né di garrottare voi né di garrottare noi, ma non intendiamo neanche consentire alla Democrazia Cristiana di adoperarci come idioti utili contro i comunisti in attesa che essa possa garrottarci per conto suo. Devi spiegare il verbo garrottare, che i nostri amici non conoscono, e vabbè, se lo andranno a cercare sul vocabolario, non conoscono, si intuisce la garrotta del generalissimo Francisco Franco, che uccideva i suoi oppositori, prima li torturava e poi li uccideva, sottoponendoli a questo oggetto e attrezzo che era la garrotta, un attrezzo terrificante. Il dittatore Franco è quello che vince la guerra civile nel 1939 e instaura un regime parafascista che cadrà solo nel 1975. Chiusa, con la sua morte, fra l'altro. Con la sua morte, chiusa parentesi. Questa frase che vi cito adesso, che è quella che mi interessa di più, ci indica un po' il senso di parte di quello che vi stavo dicendo. Scrive Salvemini: obbedire per necessità umilia, ma non degrada, e salva l'anima, e lascia intatte le capacità di ripresa. Consentire e cooperare liberamente è vendere l'anima rinunziando a qualsiasi speranza di ripresa. Ora, questo non è un inno a un tema politico o tantomeno a un dogma. Salvemini era un antidogmatico per definizione. È un inno alla dignità. C'è un uomo, come dire, anche un po' cupo a tratti, tormentato, che fino alla fine della sua vita, con tutta la stanchezza che manifesta anche nei carteggi, ci prova e continua ad investire sul futuro, a inneggiare alla dignità e all'approfondimento. Questa è una particolarità veramente importante di questa figura così, così particolare. Che cosa possiamo dire però di più su quello che ho solo accennato all'inizio? Cioè, qual è il rapporto tra l'ultimo Salvemini e le sue battaglie tradizionali? E soprattutto, visto che siete giovani, tornando ancora a un altro punto che ho introdotto, c'è qualcosa di attuale che possiamo riprendere, non solo sul piano tematico, ma sul piano appunto del suo atteggiamento, che ci serve ancora oggi, nel 2017? La terza forza che vi ho detto, che cos'è? Allora, Salvemini era anticlericale, era spaventato dall'idea di questa figura particolare, il clerico fascismo,
che evocava, cioè l'idea che il fascismo, pur essendo stato sconfitto, potesse tornare e fosse alleato delle forze cattoliche più retrive, quelle che avevano firmato nel 29 col Duce il concordato e avevano fatto sì che il Vaticano fosse un alleato di ferro del regime fascista. Salvemini, antifascista della prima ora, temeva questa ricostruzione dell'alleanza e quindi era ostile alla Democrazia Cristiana, ma d'altra parte era anche ostile al totalitarismo comunista, senza criminalizzare i comunisti, tant'è vero che all'inizio degli anni 50, quando c'è area di censura e quando Scelba vuole mettere fuori legge i partiti comunisti nella fase più cupa della guerra fredda, negli ultimi anni di Stalin e immediatamente dopo la morte di Stalin, Salvemini si schiera contro ogni legge liberticida e in buona sostanza dice che il confronto con i comunisti deve essere un confronto sano che non passa attraverso la repressione delle loro idee, ma attraverso il convincimento, attraverso la dialettica. Metterli fuori legge, dice Salvemini, significherebbe renderli vittime, aumentarne i consensi e indebolire la giovane democrazia italiana. Ma attenzione, l'anticlericale ma non antireligioso Salvemini si sforza anche di valorizzare il pluralismo religioso, cioè pensa che ogni confessione religiosa in Italia debba essere favorita, non solo quella cattolica, essendosi egli schierato contro l'inserimento dei patti lateranensi della Costituzione, articolo 7. Quindi in questo suo sforzo di libertà c'è una difesa del pluralismo sotto varie forme, perfino quello religioso, che in teoria sarebbe una dimensione naturalmente lontana da Salvemini, dal laico Salvemini, diciamo dal liberale socialista e federalista, eppure si occupa anche di questi temi pensando alla libertà di cui sono. Che cos'è la terza forza, quindi? La terza forza è un tentativo che nella stagione lunga della guerra fredda Salvemini fa con altri per valorizzare quello che sta in mezzo tra le due grandi chiese, quella bianca o bianconera, che non è la Juventus, e quella rossa filosovietica, cioè un insieme di forze di area laico-socialista autonomista rispetto al PC che egli vorrebbe valorizzare e mettere al centro del dibattito politico e del quadro di governo più di quanto non fosse allora. È una battaglia perduta questa, però è una battaglia significativa, perché è una battaglia molto fertile sul piano culturale. E torniamo al concretismo. Cosa frutta? Frutta analisi molto importanti. Il Mondo di Pannunzio era un giornale intorno al quale ruotavano cicli di convegni. Che cosa si discuteva in questi convegni? Si discuteva di dogmi ideologici? No, si discuteva di riforme, ma le riforme vere, quelle studiate, quelle che verranno fatte alcune poi, per esempio la scuola media unica, per esempio la riforma urbanistica, per esempio la valorizzazione, come ho detto, dell'istruzione pubblica e l'ostilità verso l'ingerenza vaticana nella vita politica e nella vita culturale del paese, la lotta agli oligopoli e ai monopoli, che si tradurrà per esempio nella riforma che porterà alla nazionalizzazione dell'energia elettrica, questo dopo la morte di Salvemini. Cioè alla faccia dell'utopismo e del moralismo, quest'uomo era molto concreto, molto concreto. Ricordiamoci di questo. E poi appunto la lotta alla censura, l'ho già detto, Salvemini non aveva paura delle idee. E questo è molto importante. La forza degli argomenti consentiva di avere autorevolezza. La repressione del dissenso non era mai democratica. Ecco, sintetizzo per poter abbreviare. Durante l'ultima stagione della sua vita, precisamente alla fine del 55, Ernesto Rossi, che vi ho citato prima, è tra i fondatori del Partito Radicale, di cui avrete sentito certamente parlare. Emma Bonino è una storica leader del Partito Radicale, anche se quello ricostruito poi negli anni 60.
Il Partito Radicale nasce da una scissione del Partito Liberale Italiano, quando Malagodi prende la segreteria e dà al Partito Liberale una svolta a destra. Ma da chi è composto? Solo dalla sinistra liberale? No, perché Ernesto Rossi non era iscritto al Partito Liberale. È composto, questo è un riferimento storico importante che ci porta anche al Salvemini precedente, anche da ex militanti dirigenti del Partito d'Azione. Che cos'era il Partito d'Azione? Un partito che era vissuto tra il 42 e il 47, era l'unica forza politica nuova rispetto alle forze politiche prefasciste ricostruite durante il conflitto, ed era in qualche misura erede di Giustizia e Libertà, quel movimento di Carlo Rosselli che io vi ho citato prima. Guardate che Partito d'Azione e Giustizia e Libertà non sono la stessa cosa, ma Giustizia e Libertà è una delle componenti che sfocia nel Partito d'Azione quando esso nasce nel 42. E sul piano della resistenza militare, le brigate che si chiamano di Giustizia e Libertà, non a caso, sono seconde solo ai comunisti quando si combatte il nazifascismo a livello militare tra il 43 e il 45 in Italia. Salvemini era in America allora, d'accordo, ma non è che non si interessasse della resistenza o del quadro politico istituzionale. Che cosa però capisce meglio quando arriva in Italia, prima nel 47 e poi nel 49? Capisce meglio davvero cos'è stata la resistenza, e quindi capisce meglio anche cos'è stato quel clima da cui egli fu escluso, perché dall'esilio poteva riflettere, poteva scrivere, ma non poteva vivere sulla pelle una realtà di cui in qualche modo si riappropria definitivamente soltanto dopo il suo rientro. Ecco perché anche negli ultimi anni continua a pensare da storico, perché continua a rielaborare anche le cose che egli stesso ha sostenuto, perché la sua curiosità e la sua duttilità e la sua versatilità lo portano sempre a mettersi in discussione. Quando si riappropria della sua patria, perché credeva molto nella sua patria declinata in maniera antitetica ovviamente da quella declinazione dei fascisti, continua a riflettere non solo sul futuro dopo morto, come dicevo prima, ma su quello che già ha scritto e su cui già si è impegnato. Si pronuncia sul Patto Atlantico, sulla CED, Comunità Europea di Difesa, che però fallisce per iniziativa francese, sul federalismo. Egli era di formazione federalista, non aveva studiato bene soltanto Mazzini e i democratici di una certa ottica, era uno studioso di Cattaneo, che forse voi avrete sentito nominare, ma la sua cultura federalista fa a pugni con quel quadro politico, istituzionale e internazionale del secondo dopoguerra, quando il federalismo non troverà di fatto uno spazio vitale vero e sarà una battaglia tanto nobile quanto perdente in concreto. Ma questo Salvemini, che aveva un'ispirazione federalista, lo capiva, perché Salvemini capiva la centralità degli stati-nazione e dunque la difficoltà di annullare certe tradizioni in una dimensione più continentale, tanto più che nel secondo dopoguerra è definitiva in qualche modo la decadenza dell'Europa e il protagonismo dell'URSS e degli Stati Uniti da una parte, ma in proiezione dell'Asia, e questo è quello che viviamo oggi. L'Asia oggi, la Cina, il Giappone, è più importante dell'Europa, nel senso che produce di più e ha uno slancio maggiore. Lasciamo perdere come produce, quali sono i regimi politici, lasciamoli perdere. Ma l'Europa nel secondo dopoguerra certifica la sua decadenza, che era già iniziata, e questo a Salvemini tutto sommato non sfugge. Che cosa vi voglio dire ancora? A proposito di moralismo e di onestà, torno un attimo su questo punto. Come ho detto, l'onestà non era e non è un programma politico, ma senza l'onestà è difficile per chiunque di noi essere credibili. Salvemini non è che pensava che si dovesse essere degli eroi tutti i giorni, dei maghi o degli dèi, pensava semplicemente di comportarsi con sobrietà, come una persona per bene, normale. Ma riteneva che se non fosse stato fatto questo sforzo, qualsiasi forma di amministrazione a livello centrale e locale non sarebbe potuta esistere. Ecco perché si distanzia anche dai partiti. Perché il partito politico e i meccanismi di potere di ogni organizzazione sono lontanissimi da Salvemini, che quindi crede di più
nella costruzione del futuro attraverso la riflessione libera, gli scritti, gli articoli. Quindi una militanza intellettuale, non partitica, intellettuale. Questo mi porta a dirvi un'altra cosa, che ci distanzia molto oggi da quegli anni. Allora c'era un rapporto molto stretto tra politica e cultura, politica e cultura. Oggi questo rapporto è completamente finito. Oggi noi abbiamo la comunicazione che influenza anche la politica e abbiamo una notizia che invecchia in qualche minuto. Noi non ci dimentichiamo come cittadini neanche quello che è stato detto una settimana prima. Questi studiavano non solo le riforme sul piano pratico, ma anche le idee più di lungo periodo. E il rapporto tra politica e cultura, al contrario di oggi, era molto stretto. Potremmo fare i nostalgici e dire, ah, che bei tempi. Non erano dei bei tempi, nel senso che non era tutto oro quel che citava. Però questo aspetto era importante. Il merito dei problemi, l'approfondimento, il rapporto tra politica e cultura, guardate, era centrale per quella credibilità alla quale io ho accennato. E dovrebbe essere centrale anche per voi, perché io, questo l'ho detto a Milano nella prima lezione di quest'anno, studiare non serve a niente se non si pensa. La storia non è una somma di nozioni, badate, altrimenti sarebbe veramente noiosa, anche per me. Terribile, tomi di carteggi, mamma mia. No, bisogna pensare, la storia è costruzione di un ragionamento, è interpretazione. Se voi studenti, qualsiasi età abbiate, imparate ad essere coscienti, potete essere più liberi perché potete scegliere. Se voi non scegliete, potete essere presi in giro più facilmente e potete non accorgervi anche di qualcosa che quando a un certo punto vi ha travolto è tardi per essere fermato. Questo era anche un messaggio molto salveniano, non solo di Salvemini, perché ripeto, il rapporto tra politica e cultura era proprio di tutte le famiglie politiche. Però Salvemini, con l'attenzione per i giovani e per le future classi dirigenti, come è stato detto, era molto attento a questo tema specifico. Quindi quello che vi sembra staccato da questo punto di vista non è così tanto staccato. Voi vi chiederete sicuramente con i vostri linguaggi e con le vostre esigenze, con la vostra idea di futuro, che cosa posso fare, cosa posso costruire, a chi devo credere. Gli studenti quest'anno molte volte mi hanno detto, cercando di attualizzare, cosa che io cerco sempre di non fare, ma di chi mi devo fidare, come mi devo informare? Per fare questo bisogna saper scegliere e quindi bisogna avere una coscienza che aiuti la libertà. Lo so che è faticoso, lo so, l'ho detto tutto il corso, ma vi dovete sforzare non per noi, per voi. Non so se questo concetto è chiaro ed è molto salveminiano a 60 anni dalla sua morte. L'ultima cosa, perché mi sono già dilungato troppo, poi magari vedremo. Che cosa non poteva prevedere Salvemini? Quello che vi ho appena detto, secondo me, è sempre valido e sarà valido, e lo è anche per voi che pensate di essere così lontani da questi personaggi, da queste dinamiche, da questi temi. Che cosa però non poteva prevedere Salvemini? Certamente l'economia globale, certamente questo modello che noi viviamo e intorno al quale dobbiamo pensare non era proprio di allora. Certo c'era l'economia internazionale, ma è diverso in regime di guerra fredda con altre dinamiche. L'economia globale con cui ci confrontiamo oggi certo non era quella con cui si confrontava Salvemini. Sul piano geopolitico la fine della guerra fredda ha portato cambiamenti che Salvemini neanche immaginava, neanche aveva capito bene per esempio l'importanza del 56, su cui non mi dilungo, nell'ambito della guerra fredda. Ma certo oggi quello che noi viviamo nel post guerra fredda Salvemini non poteva immaginare, e non poteva immaginare le modifiche dei quadri geopolitici, i flussi migratori, gli integralismi religiosi che sono diventati protagonisti in qualche modo di questa epoca storica. Sono fenomeni di minoranza? Sì, la loro strumentalizzazione è un dato interessante, ma esistono, la gente si fa saltare in aria veramente
e moltissimi personaggi normali muoiono, soprattutto musulmani, vorrei ricordarlo, in varie regioni del mondo. E appunto, e su questo concludo, forse non poteva prevedere fino a che punto la politica si sarebbe staccata dalla cultura. Allora io non voglio fare appelli retorici, Salvemini odiava la retorica, però io penso che a voi studenti potrebbe essere utile, come ho detto ai miei di Milano, che lo hanno in qualche modo recepito, non smettere di pensare. Se voi non smettete di pensare e di indignarvi quando è giusto farlo, forse costruite una maggiore coscienza e una maggiore libertà e vi date qualche possibilità in più. Io credo che Salvemini, il senso di Salvemini ultimo oggi, possa essere questo, e quindi penso che possa essere utile in questa direzione. Per ora mi fermo qui, grazie. Grazie professore di questa illustrazione dettagliata e anche, appassionata. Quando io ero molto più giovane di oggi, appresi che studiare un autore significava anche arrivare a poter dire, la dico tal quale, alla napoletana, quanto è scucciante sto cristiano. Siccome io i miei studi post laurea li ho fatti a Napoli, l'ho detta in modo napoletano, perché lì ho appreso che studiare una persona, un personaggio, deve, e studiarlo con serietà, deve portare ad una distanza infastidita, che più tardi io ho definito come distanza critica. Perché dico questo? Perché Salvemini è un personaggio di grande fascino, non vi è dubbio, e la sua vis polemica traspare nei suoi scritti che restano, senza che minimamente il dover scrivere abbia celato, perso, diluito nessuna delle sue acuminate punte di dibattito. Tuttavia, e qui io devo svolgere il mio mestiere di soggetto che discute oggi, e quindi mi devo mettere da un altro versante, altrimenti la discussione non nasce, che però non può essere un versante arbitrario. Devo illustrare e inserire nel possibile dibattito alcuni elementi. Quali sono questi elementi? Prima di tutto, Salvemini è uno dei pochi che riesce a vedere nella sua vita entrambe le due guerre mondiali, oltre che la crisi di due sistemi, quello liberale e quello fascista. Non è facile nella vita di una sola persona leggere due crisi di sistema. La crisi del sistema, guardate, è qualcosa che è superato solo dalla rivoluzione, per la sua gravità, per la sua importanza, per il suo peso, come posso dire, coinvolgente ogni minima parte dell'esistenza, tanto collettiva quanto individuale. La crisi di un sistema, la crisi è il crollo di un sistema, il sistema liberale con la sua cultura, il sistema fascista con la sua cultura. E vede due guerre mondiali, questo è ancora più raro. Non due guerre, queste le vediamo pure noi, per fortuna non qui, ma le vediamo. Due guerre mondiali, le uniche due guerre mondiali che siano intervenute nella nostra storia. Allora, di fronte a questa evoluzione così lunga, e assodando che la personalità di Salvemini si iscrive soprattutto in una dimensione intellettuale, come posso dire, di un osservatorio mai spento, non
voglio sollevare alcuni problemi, che sono problemi storici. Prima di tutto, perché Salvemini, di fronte alla crisi del sistema liberale, la quale non comincia col fascismo, come molte volte a scuola si dice, non comincia col fascismo, il fascismo conclude la crisi del sistema liberale, comincia con la prima guerra mondiale, 1914 per l'Italia, cioè 15 per l'Italia, 14 per l'Europa. Siamo a meno del primo quindicennio del Novecento. È lì che comincia la crisi dello Stato liberale e si manifesta in tutta la sua dirompenza. Non c'è più equilibrio in nessuna parte del mondo. Voglio dirla in maniera più esplicita, rifacendomi al concetto dell'economia globale che tu hai ripreso. In quell'epoca c'è già l'economia globale, solo che non è governabile. Non si riesce a trovare da parte di nessun governo, di nessuno Stato, strumenti di regolazione dei conflitti in modo da fermarli prima che questi conflitti diventassero guerra guerreggiata. Qual è l'atteggiamento di Salvemini di fronte a questa prima colossale crisi? Salvemini sposa l'idea della guerra, è un interventista. Al di là adesso del modello, l'interventismo era stato pure di Mussolini, eccetera. E ci sono state pagine di cattive interpretazioni che hanno immaginato che persino Gramsci fosse tentato dall'interventismo, ma non è così. Mentre i socialisti di tutto il mondo, prima di essere, di piegarsi di fronte alle delibere nazionali dei debiti per combattere la guerra, i socialisti di tutto il mondo, la seconda internazionale, che comunque crolla di fronte alla guerra, aveva preso un'altra posizione, neanche un soldo agli uomini della guerra e alle forze della guerra. Fu una posizione sconfitta, ma nonostante questa sconfitta era già una posizione di eccezionale lucidità. Qual era la contraddizione che stava in questo neanche un soldo da una parte e in quest'altro i lavacri della guerra dall'altra? Qual era la contraddizione? La contraddizione era che la guerra nasceva in un mondo giudicato dai socialisti esterno, non era la loro storia, non era la loro vita, non erano i loro interessi. Questo era il senso di neanche un soldo. Poi dopo si scoprì in campo di battaglia, purtroppo, e lo scoprirono anche i non socialisti. Si resero conto di questa contraddizione che passò attraverso la vita fisica e morale della migliore gioventù europea. La guerra era il passato che non voleva morire e che non voleva nemmeno misurarsi con i socialisti, che erano un soggetto nuovo, uscito dalle fabbriche della borghesia, che aveva la volontà di partecipare alla vita del mondo che si dischiudeva con il XX secolo. Questa era la guerra. Furono battuti, certo, la seconda internazionale fu sconfitta, ma non persero questa coscienza. L'idea dei lavacri nazionali non fu mai imposta al movimento operaio internazionale di quell'epoca. Io mi chiedo perché Salvemini ritiene, come per, non era l'unico peraltro a incorrere in questo errore, perché pensa che la storia della guerra possa essere la sua storia?
e non la storia delle mancate mediazioni all'interno del capitalismo divenuto già imperialismo. Se non c'è l'imperialismo, non c'è la guerra. Questa è una grande contraddizione che devo fare dei salti storici, altrimenti parlerei per un'eternità, ma poi io mi appassiono. Queste sono cose belle che bisogna trasmettere alle giovani generazioni. Sono cose belle, ma sono belle in quanto contraddittorie, in quanto piene di urti al loro interno. Se fosse una narrazione di Cappuccetto Rosso non interesserebbero a nessuno, è storia vecchia, invece è la storia dei paradigmi degli urti che fanno parte ancora del nostro presente. E noi dobbiamo utilizzare la storia, ma anche la sensibilità del presente, per entrare nella logica di questi urti e capire qual è il nostro posto fra questi urti. Questo è il senso del rapporto fra passato, ieri, e presente, che siete voi qui. Quando scoppia poi la Seconda Guerra Mondiale, un'altra colossale pagina di assenza di mediazione, questa volta non è più solo l'imperialismo, la mediazione assente è la soluzione, siccome la Seconda Guerra Mondiale scoppia quando il socialismo è già una realtà. La rivoluzione del 17, di cui quest'anno ricorre il centenario, è già avvenuta. Esiste già uno stato del comunismo, non un sistema del comunismo europeo, esiste uno stato, uno solo, si chiamava Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed era coincidente con una Russia come quella di oggi, una molto più allargata, arrivando poi fino all'Asia, al nord della Cina. La Seconda Guerra Mondiale è l'urto, la contraddizione non risolvibile fra le modificazioni politiche che i sistemi, con i quali i sistemi capitalistici devono fare i conti, e l'assenza di risposta in ordine a queste modificazioni politiche. Se la rivoluzione è scoppiata in Russia, il problema non è tanto se possa scoppiare anche in Occidente. Il problema è che cosa significa dal punto di vista della nascita di un altro soggetto, un soggetto per cultura, per passione, per definizione rivoluzionario, non perché debba fare la rivoluzione imitando la pagina sovietica, ma perché porta dentro di sé la volontà del cambiamento, della modificazione profonda, del capovolgimento dei rapporti fra capitale da un lato e forza lavoro dall'altro, fra ricchezza della borghesia da una parte e crescita dei lavoratori dall'altra. Questa è la contraddizione che anima l'intera vicenda della Seconda Guerra Mondiale. Qualche storico l'ha chiamato la guerra civile europea, così l'ha definito, usando questo termine, che ha condotto alla guerra e che poi, nonostante questa guerra così fortemente distruttiva, se la sono ritrovata dopo la guerra civile europea tal quale, anzi più grave, perché non era più un solo Stato sovietico, ma era un sistema di stati del comunismo, la guerra fredda. Allora, ecco, intanto il socialismo non può essere identificato col comunismo. Il comunismo è finito nel 1989, è chiuso e non credo che si riaprirà. A mia vista e forse a vista vostra che siete più giovani, il socialismo invece non è morto. È stato battuto, certo, ma è una cultura tuttora attiva fra di noi. Non staremmo parlando di salvemini se non avessimo questa grande motivazione culturale che ci porta ad osservare il socialismo come un continente dell'alternativa, del poter essere diversamente. E io credo che
Quando poi è ritornata la pace, durante gli anni della guerra fredda però in Europa, io credo che questa identificazione fra comunismo e socialismo abbia nociuto non poco alle forze del lavoro. Credo che Salvemini stesso abbia insistito un po' troppo su questa identificazione, senza cogliere che cosa stava, che cosa si scriveva in quegli anni, che erano anni in cui, nonostante la guerra fredda, ma io dico grazie alla guerra fredda, il problema della democrazia tornava ad una attualità senza precedenti. La legge truffa che fu tentata da Scelba e che non passò, ricordata dal professore, era un punto di crisi fra la rappresentanza, diciamo così, parlamentare, il metodo della rappresentanza parlamentare e il timore di perdere la maggioranza in un paese dove il socialismo come cultura e come forze era grande in Italia, più grande che in qualsiasi altra parte del mondo, con un grande partito comunista. Questa è la legge truffa. Non riusciamo a controllarli, non siamo sicuri di controllarli. Facciamo uno scherzo elettorale, che la coalizione prende la maggioranza e si becca un premio. Così abbiamo la maggioranza assoluta assicurata e ne differiamo da solo. Senza immaginare, come poi avvenne, ma avvenne dopo, che il problema per assicurare legislazione, ordine e democrazia era quello di avviare un grande contratto sociale fra i nuovi protagonisti della storia. E allora qui arrivo e mi fermo alla seconda grande contraddizione. Non sono solo due, sono tante le contraddizioni, ma io non voglio crocifiggere il nostro Salvemini. E la seconda importante contraddizione, quando egli non riesce a decifrare che cosa stava succedendo negli anni della guerra fredda, che erano anni in cui l'Europa doveva misurarsi con un passo più avanzato della democrazia. Questi sono gli anni in cui tutto l'Occidente europeo si comincia a costruire il welfare state, lo stato del benessere, per mettere in campo strumenti di allargamento del consenso. Anni in cui la partita dell'egemonia, cioè di chi guida un paese, scende su piani molto diversi fra di loro. Io mi chiedo, ritrarsi in una terza forza che non sta né da una parte né dall'altra, che quasi si rivolge alla difesa della sua integrità, e non capire, per esempio, che la comunicazione in quel tempo non passa solo attraverso le chiese, come in effetti passava, ma passa attraverso strumenti culturali di tipo nuovo, prima di tutto la cinematografia, che era una forma di narrazione della società molto aperta, molto suggestiva, la quale cinematografia comincia da subito, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con alcuni messaggi di grande suggestione, anche presso un pubblico meno dotato di strumenti culturali, ma che resta colpito da questi messaggi. E non è solo la cinematografia di De Sica, ma Miracolo a Milano, che io vidi, che ero piccolo, cioè avevo 6 anni, 7 anni, e che mi ha lasciato un segno che non dimenticherò mai, con quell'attore magistrale di Paolo Stoppa. Quindi questi strumenti raggiungevano il pubblico non solo meno colto, ma persino giovanissimo come me, che facevo le scuole elementari, finivo le scuole elementari. Quindi, ecco, io mi chiedo, Salvemini e tutto il discorso della che ci hanno lasciato pagine bellissime, su questo non si discute, ci hanno lasciato pagine bellissime, esempi folgoranti di figure che uniscono cultura e morale, esempi folgoranti, non esempi di secondo genere.
giuristi, eccetera, un patrimonio immenso che bisogna studiare, certo che bisogna studiare, ma bisogna studiare senza farsi travolgere da questo patrimonio, perché quegli anni che passano alla storia come gli anni del centrismo, e che sono anni molto duri dal punto di vista dell'avvio dello sviluppo, sono la premessa del successivo miracolo, che alla fine si calmierizza come miracolo, una pagina ricca e una pagina anche bella dell'Italia. Fiorisce una cultura civile completamente diversa, fiorisce il concetto di felicità sociale. Perché? Perché quella ricchezza democratica che negli anni del miracolo esplode e semina le premesse del successivo 66, 67, 68, è una ricchezza democratica messa a dimora, a crescere, a fermentare e poi a fiorire in tutto il suo splendore in una fase di guerra fredda in cui la storia italiana è bipolare. C'è la democrazia cristiana con una forte pregiudiziale del Vaticano, ma non fortissima però. E c'è l'area intorno al Partito Comunista e intorno al Partito Socialista che rappresentava, oggi non c'è più un soggetto che rappresenti l'ansia dell'alternativa, l'ansia del cambiamento, l'ansia dell'apparire dentro l'orizzonte parlamentare democratico di un soggetto che di quell'orizzonte non aveva mai fatto parte. E vi ringrazio. Io volevo chiedervi una cosa, veramente, non abbiate timore, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa di voi? Io dovrò rispondere al professor Suppa e alle sue sollecitazioni interessanti, ma possibile? Però con precedenza, ragazzi. No, no. Come? C'è qualcuno con precedenza? Cioè, veramente, siamo qua per discutere, non per appunto appesantirci, cioè, se vi viene in mente qualcosa... ditela, partecipate, cioè, siete grandissimi, cioè, molti di voi votano, girano il mondo, fanno viaggi, scelgono, cioè, nessuno ha niente da dire, possibile. Vi abbiamo terrorizzati? Storti. Non siamo così cattivi come sembriamo. Siamo... Lui non lo so, io sicuramente no. Siamo soltanto entrambi in forme diverse molto appassionati alle cose che facciamo e c'è una passione e quindi non abbiate remore. No, perché l'unico candidato. Salve, la introduzione, sono un ex studente di questa facoltà e parto da l'ultima parte dell'intervento del professor Suppa, quando si parla di egemonia e ovviamente il concetto ritorna anche nella storia di Salvemo. Io ritengo che l'egemonia, ma non sono io a scoprirlo, si costruisca attraverso i modelli culturali che vengono replicati proprio affinché una certa maggioranza o centro di potere mantenga il potere. Ora faccio una domanda a tutti i ragazzi più giovani di me, che magari sembra che non c'entra niente. Chi vede Camera Caffè? Chi vede? Camera Caffè. C'è un ragazzo ha alzato la mano. Ecco. Quello è un modello culturale, lo dico perché io mi occupo, tra le altre cose, di sviluppo delle organizzazioni, cioè imprese private, ma non solo. Ad esempio Camera Caffè propone un modello culturale d'azienda che purtroppo poi entra nella nostra testa e quasi inconsciamente pensiamo che quello sia l'unico modo in cui in Italia si fa azienda, il clima che c'è nell'azienda. Io vi assicuro che non è così e ci sono persone anche più titolate di me che ve lo possono dimostrare. Ho fatto questa piccola digressione per dire che cosa, che il patrimonio che ci lascia Salvemini è sposo l'invito dei relatori, soprattutto i più giovani, a primo non accontentarvi di questi modelli culturali che ci vengono, che vengono divulgati, metteteli in discussione
e utilizzate la storia ma per reinterpretarla a vostro modo, cioè fate in modo che la storia sia parte di voi ma rielaboratela in maniera assolutamente personale, così diventerete veramente più liberi, come ha detto prima il professor Ricciardi. Ho concluso questa parte e arrivo alla domanda. Non ho mai nascosto che anche io sono un federalista europeista convinto e mi interesserebbe sapere da voi, soprattutto dal professor Ricciardi, esattamente se Salvemini ha scritto qualcosa sulla NATO. Sappiamo che la NATO negli anni è cambiata, lo spartiacque è stata la guerra in Kosovo, sulla quale ho fatto la mia tesi di laurea in storia contemporanea, quando la NATO, col primo intervento fuori le mura in Kosovo, ha cambiato, diciamo, asset, ha cambiato. Quindi mi interesserebbe sapere cosa Salvemini pensava della NATO nel quadro geopolitico internazionale e rispetto all'Europa, cioè riteneva la NATO uno strumento americano per controllare meglio l'Europa oppure la vedeva in maniera diversa? Questa è la mia domanda, grazie. A maggior ragione, certo. Con piacere, vieni Nicola, anche vieni. Di pensare, cioè intanto. Il professor Colonna, vieni, accomodati Nicola. No, stai Silvio, cioè, no, è meglio, i microfoni non mancano. Ma no, cioè, stai di là, va bene. Sì, io intanto credo che occorra ringraziare l'Istituto di Vagno per averci dato la possibilità di ascoltare due relazioni così belle e stimolanti come quelle, sia pure per diversi profili, tenute dal professor Ricciardi e dal professor Sutta. Naturalmente i temi che queste due relazioni hanno sciorinato sono molteplici e tutti molto intriganti, come diceva il presidente Massolino. Io, per ragioni intuibili, tra i molti temi, e ripeto tutti meritevoli di approfondimento, voglio soffermarmi su uno soltanto, in termini molto sintetici, e cioè il rapporto tra Salvemini e la teoria politica. Lo diceva il professor Ricciardi, Salvemini è stato un dirigente politico, un militante politico e al tempo stesso un intellettuale. Questi due aspetti però, paradossalmente, nelle opere di Salvemini, nel suo carteggio, in qualche modo sembrano essere tenuti a distanza. In altri termini, Salvemini polemizza molto contro, diciamo, il pensiero politico astratto. A Ricciardi Salvemini viene anche indicato come, diciamo, per eccellenza, come un pensatore tutto dedito alla concretezza, al concretismo. Questa attenzione ai problemi concreti e questa presa di distanza dalle teorie generali, oggi diremmo dalle ideologie, ha senza dubbio in sé un dato positivo, perché costringe, ci costringe a misurarci con i problemi quali essi sono, a non cercare soluzioni attraverso delle scorciatoie, attraverso un metodo deduttivo. E tuttavia dover puntare l'attenzione soltanto sui problemi particolari, prescindendo da un inquadramento generale, ha in sé un rischio. Il rischio qual è? Che alla fine, se noi stiamo dentro una foresta e decidiamo di analizzare un albero e magari dedichiamo tutta la nostra vita allo studio di quell'albero, sapremo tutto di quell'albero, ma non sapremo mai in quale punto della foresta noi siamo collocati. Detto in altri termini, quando il professor Suppa indicava una contraddizione in Salvemini, il fatto cioè che egli, socialista, intellettuale, diciamo, dalla parte del popolo, si direbbe oggi, per tutte le ragioni che sono state dette, di fronte a un massacro quale fu la prima guerra mondiale, all'inutile strage, così come fu definita dal Papa del tempo, Benedetto XV, anziché
assumere una posizione antibellicista, una posizione neutralista, assume invece la posizione di interventista. E, da questo punto di vista, consumando fino in fondo una rottura con il movimento socialista. Ricordo che proprio il Movimento Socialista Italiano, tra i diversi partiti della Seconda Internazionale, fu l'unico partito che non solo si oppose alla guerra, ma non votò i crediti di guerra, a differenza di ciò che fecero altri partiti della Seconda Internazionale. E allora, ecco, come si conciliano questi due aspetti? Qui io credo che intervenga quella mancata correlazione tra fatti particolari e teoria generale. Salvemini, tra le molte ragioni che lo spingono all'interventismo, vede nella guerra l'occasione per liberarsi della vecchia classe dirigente liberale, cioè un insieme di personaggi politici che, diremmo con un linguaggio attuale, andavano rottamati, perché rappresentavano il vecchio, rappresentavano l'Italia giulittiana, l'Italietta di inizio Novecento, un'Italia che Salvemini critica perché è costruita sulle camarille, sui favori, sulla corruzione. C'erano state anche allora una serie di scandali. Ecco, la prima guerra mondiale, questa sorta di bagno rigeneratore, viene visto come l'occasione per poter finalmente liberarsi, rottamare quella classe dirigente e costruire una diversa classe dirigente. Ecco, aver posto l'attenzione su questo passaggio e quindi non aver colto quello che in fondo era la prima guerra mondiale, e cioè lo scontro tra le diverse borghesie nazionali, e dunque, come dire, la enfatizzazione degli interessi della borghesia, di una classe sociale, a danno dell'altra classe sociale, del proletariato, degli operai, dei contadini, impedisce a Salvemini di capire quella che era la posta in gioco. E quindi, quando all'indomani della prima guerra mondiale il risultato sarà non certo quello di essersi liberati delle scorie della vecchia classe dirigente, ma di aver cristallizzato come nuova classe dirigente quella legata ai settori più retrivi, più imperialistici della stessa classe borghese, e cioè nascerà il fascismo. Rispetto a questo fenomeno, all'inizio lo stesso Salvemini non riuscirà a cogliere quella che è la vera natura del fascismo. A lungo dirà Salvemini che Mussolini è un burattino nelle mani della corte e dei militari. E questo è un primo rischio, cioè quando noi in qualche modo demonizziamo la teoria generale e enfatizziamo invece il problemismo, il concretismo, il rischio è che inseguire i singoli problemi ci impedisca di cogliere poi le dinamiche lungo le quali i processi si svolgono. Questo, e mi avvio alla conclusione, che è un momento del primo Salvemini, si ritrova anche nel Salvemini del dopoguerra e in particolare nella sua terza forza. Ed anche qui, per certi aspetti, il discorso salveminiano è un discorso di estrema attualità. Cioè Salvemini dice: occorre essere contro tutte le chiese, contro tutte le forme di pensiero dogmatico. Il marxismo, il comunismo sono forme di pensiero che imbrigliano la capacità critica. Da Salvemini già nei suoi scritti della fine del 1800, dell'inizio del 1900, il marxismo è come una droga. A una prima lettura sembra aprire il cervello, però poi fa rimbecillire. Ecco, nel secondo dopoguerra Salvemini in qualche modo prende le distanze sia dal comunismo, di cui vede soltanto l'aspetto totalitario, l'aspetto illiberale, ma anche da quello che lui definiva il clerico fascismo, cioè dal modo in cui la Democrazia Cristiana stava ricostruendo il paese. E da questo punto di vista, apparentemente, la sua è un'opzione estremamente progressiva, cioè bisogna evitare ogni forma di totalitarismo, ogni forma di imbrigliamento dentro una chiesa,
ogni forma di militanza, perché la militanza nei partiti in qualche modo ci preclude la possibilità di poter esprimere un giudizio critico, un giudizio personale, invece occorre costruire una terza forza che non stia né con i comunisti né con i clerico-fascisti. E addirittura nell'articolo che richiamava il professor Ricciardi sulla CED, Salvini anticipa i temi di un'Europa neutrale, dice bisogna costruire un'Europa che sia un soggetto neutrale rispetto ai due grandi giganti del tempo, cioè Stati Uniti d'America e Unione Sovietica. Bene, bella ipotesi in astratto, in realtà assolutamente non realizzata e non realizzabile. Anche qui come mai? Come mai cioè un'idea che apparentemente è un'idea vincente in realtà non si afferma? Anche qui perché l'inseguire i problemi concreti, cioè su che cosa si doveva costruire questa forza, questa terza forza? Su politiche liberiste, sul incoraggiamento della iniziativa individuale e via dicendo, impedisce di cogliere che cosa? Impedisce di capire il modo in cui nel secondo dopoguerra si riorganizza il rapporto tra borghesia e proletariato attraverso lo Stato sociale, cioè attraverso un compromesso, quello che fu chiamato compromesso socialdemocratico, in base al quale il movimento operaio, come dire, riconosce legittimità alla borghesia come proprietaria degli strumenti di produzione, in cambio però attraverso uno strumento fiscale demercifica tutta una serie di settori, la salute, la scuola, i trasporti e via dicendo. Ecco, questa linea però non può essere una terza forza, implicava una scelta di campo, cioè ancora una volta schierarsi o da una parte, dalla borghesia, da parte della borghesia, da parte di un modello di ricostruzione del paese tutto funzionale agli interessi della grande industria settentrionale, o invece mettere all'ordine del giorno la necessità di un diverso modello di sviluppo, la necessità di un diverso rapporto di forza, di un diverso equilibrio tra le forze in campo, quello che poi saranno, diciamo, in Italia i prodromi del centro-sinistra, che il modo in cui questa ridefinizione dei rapporti di forza tra proletariato, classe operaia e contadini e borghesia si ridefinisce. Non aver colto questo può essere la radice di una possibile sconfitta. E allora ecco, qual è l'attualità di questo pensiero? In positivo la necessità di conservare sempre un pensiero critico e di non farsi, come dire, condizionare dalla propaganda, ma in negativo il rischio è che se noi diciamo non c'è visione generale, non c'è differenza fra destra e sinistra, quello che conta sono i problemi concreti, il rischio è che inseguiamo i problemi concreti, ci illudiamo di capire, di risolvere i problemi concreti, ma in realtà rischiamo di lavorare per il re di Prussia, cioè di farci strumentalizzare da forze che invece sono o da una parte o dall'altra, in genere dalla parte di chi, di quelli che Ernesto Rossi definiva i padroni del vapore, e quindi in quest'ottica il rischio è quello di utilizzare quegli strumenti, utilizzare la nostra intelligenza, il nostro lavoro, non per modificare la realtà, ma in fondo per ripeterla tal quale, anzi con tutte le sue contraddizioni, se possibile, ancora aggravate, che è poi il rischio di questi nostri giorni. Di solito si fa all'inverso, vabbè, ma intanto parlo tu, Dunque, io devo rispondere a un po' di cose, credo che mi abbiano affibbiato un po' il ruolo di difensore di Salvemini. Non è esattamente così, nel senso che io sono uno studioso di Salvemini, anche di altri soggetti, e mi occupo di storia del movimento operaio dell'antifascismo in particolare e delle interazioni tra politica e cultura. Quindi, come dire, Salvemini è una mia passione, ho pubblicato varie cose su di lui, ma insomma non mi calo nel ruolo del difensore, anche perché metodologicamente credo che dobbiamo provare a capire, almeno parlo per me, più che a giudicare, è una cosa leggermente differente come approccio metodologico.
Detto questo, nella speranza che qualche studente miracolosamente in zona Cesarini abbia qualche idea, qualche coraggio che lo porta a parlare, devo però rispondere comunque ad alcune cose di grande interesse. Partirei dal professor Colonna per ovvie ragioni, perché mi aiuta a ricollegarmi a quello che ha detto precedentemente il professor Suma. Cioè, Salvemini non diceva che destra e sinistra erano uguali, e non è che la terza forza era un modo di non prendere posizioni o di non schierarsi sul piano delle idee, essere solo concreti, solo problematici in rapporto alle cose da fare. Direi anzi che, per quanto perdenti e per quanto minoritari e per quanto sterili in qualche modo in una logica dei due blocchi, non c'erano soltanto le riflessioni concrete, fondamentali, ma c'era molta idealità. Bisogna stare attenti, secondo me, a non confondere il dogma ideologico con le idee. Sono due categorie un po' diverse. Quindi in quello che diceva Salvemini, concretamente, c'erano anche molte idee, non solo molti progetti concreti. Tanto è vero, il mio amico Gaetano Pecora ha scritto un libro su questo, quando si è chiesto Gaetano, ma Salvemini è morto socialista? Cioè ha lasciato all'inizio degli anni 10 il PSI, ma è morto socialista, era democratico radicale, cos'era veramente? Questo vuol dire che Salvemini continuava a parlare di socialismo e a fare una bella distinzione tra socialismo e comunismo, a discutere di marxismo e a, questo è stato già in qualche modo detto, e a porre delle distinzioni sulle sollecitazioni positive che il pensiero di Marx aveva fornito anche a lui stesso e quello che era stato in qualche modo l'evoluzione del marxismo tradottosi poi in marxismo-leninismo e nell'esperienza sovietica che diventa centrale nel 17 e nel primo dopoguerra, ma lo è ovviamente nel secondo dopoguerra. Quindi è un ambito estremamente complicato. E quindi bisogna stare, a mio avviso, attenti, cioè Salvemini, l'ho detto io durante il mio contributo, non è che capisse tutto e fosse, come dire, vincente su tutto. Non credo che le persone a lui vicino, che facevano parte dei due blocchi, fossero più lungimiranti di lui. Erano tutti alla ricerca di soluzioni e cercavano di mettere insieme idealità e concretezza. Non lo so se le soluzioni nella parte più cupa della guerra fredda dei comunisti sul piano economico e sul piano ideale ispirate all'URSS di Stalin fossero più credibili e più concrete di quelle o più vicine alle idealità di quelle di Salvemini, e neanche dall'altra parte immagino che questo possa essere detto. Una cosa ancora sulla prima guerra mondiale, perché così mi ricollego al professor Suta. Salvemini è stato un interventista democratico, lo dico sempre a voi studenti, l'interventismo, come voi saprete, è stato vario. C'era l'interventismo nazionalista, figlio di una certa cultura che poi si scioglie nel fascismo, e c'era l'interventismo democratico, che era finalizzato attraverso la guerra a sconfiggere gli imperi centrali considerati il baluardo della conservazione internazionale e a sviluppare la democrazia attraverso, è stato detto, un po' la rottamazione della classe dirigente liberale, poco aperta al sociale, in qualche modo corrotta. È stato evocato Giolitti e il giolittismo. Questo mi aiuta a dire che un altro tema fondamentale, collegato a sprechi e a corruzione, per Salvemini fu proprio l'attacco al giolittismo. Giolitti venne definito il ministro della malavita. In che senso? Nel senso che Giolitti era per Salvemini nel 1909 e rimase dopo, con una precisazione che adesso vi farò, uno dei simboli della Italietta trasformista, che gestisce il sud con i notabili locali, che fa le alleanze in Parlamento e che rovescia governi o costruisce maggioranze artificiose. Quel tipo di cultura era avversa a Salvemini. Che cosa non capisce Salvemini? E lo dirà. Che attaccando Giolitti e il giolittismo, verso il quale fino alla morte continuò a non avere alcuna simpatia, Salvemini aveva contribuito a indebolire le fondamenta di quell'Italia liberale che non era democratica. Guardate,
le parole sono importanti, l'ho detto prima, liberalismo e democrazia non sono sinonimi. L'Italia liberale, che non aveva neanche il suffragio universale maschile fino al ridosso della prima guerra mondiale, non era un'Italia democratica, era un'Italia liberale. Salvemini è stato socialista e democratico, sono due cose differenti. Lui mal sopportava il giolittismo perché appunto il giolittismo rappresentava il vecchio, ma non gli smidollati come avrebbe detto Mussolini, i trasformisti, quelli che non consentivano lo sviluppo dell'Italia economico e politico-culturale. Quando poi dagli Stati Uniti e poi rientrati in Italia, Salvemini continuò a riflettere su se stesso, disse sì, anch'io ho contribuito a indebolire quell'Italia liberale, ma non per favorire il fascismo, volevo favorire uno sviluppo, volevo favorire la democrazia, non una dittatura che mi ha portato via amici e la mia stessa identità. Nel suo essere interventista, Salvemini aveva capito cosa sarebbe stata la guerra? Forse no. Quanti l'avevano capito? Mi chiedo. Questo mi aiuta a parlare del primo dopoguerra. Io ho scritto, forse glielo manderò. Il Partito Socialista aveva capito, attenzione, il Partito Socialista l'aveva capito, poi fu sconfitto. Beh, però il Socialista era fatto di varie anime. Di varie anime, tantissime. È un discorso complesso. Il Partito Socialista, alcuni l'avevano capito, altri meno. Insomma, io forse a pranzo possiamo. Ma io non vorrei fare, attenzione, io non vorrei adesso fare misure che vanno strutturate su fonti in un dibattito che non ha le caratteristiche di questo incontro. Però attenzione, quanti l'avevano capito? Una sinistra italiana attenta, ancorché molto variegata, non voleva l'ingresso in guerra. Cioè, il professor Colonna ha ricordato che non avevano votato i crediti di guerra. Certo. Ma perché non voleva? Perché aveva paura di morire. Probabilmente anche per questo, non lo voleva perché non era la loro storia quella della guerra, era la storia di un altro soggetto storico, era la storia di interessi grandi che non avevano trovato strumenti di mediazione fra di loro, che non avevano ancora scoperto le caratteristiche elastiche del mercato e pensavano al mercato come al dominio. E di fronte a questa equazione, mercato dunque dominio, la terza parola qual è? La guerra, evidentemente. I socialisti avevano capito questo. Quando il Gramsci, giovane, scrive durante la guerra, alla fine della guerra, su chi? Su Lenin? No, su Wilson, sul presidente degli Stati Uniti d'America, mette in chiaro la carta forte di quest'uomo è la democrazia e la sua capacità di liberare forze nuove e pacifiche. E persino il Partito Socialista si incanta di fronte a questa magia. Che vuol dire questo intervento di Gramsci? Vuol dire che l'ipoteca sul carattere restrittivo della guerra, sull'equazione fra guerra e dominio, il movimento socialista nel suo complesso e i socialisti italiani o la parte più attiva l'aveva accesa questa ipoteca. Allora non possiamo dire che la guerra era... No, c'era una forza che non voleva entrare in guerra. E su questo le potenze europee, alcune avevano speculato, hanno detto non entrate in guerra, vi diamo lo stesso la terra che volete per quanto riguardava l'irredentismo. Come mai la Francia dice agli italiani non fate la guerra, cos'è, volete il Brennero, ve li diamo noi, non vi preoccupate, e vi assicuriamo Trento. La Francia era impazzita? No, la Francia, l'Austria, verso, la stessa Austria, eccetera. Cioè, voglio dire, la crisi dell'impero austro-ungarico è parte di questo processo, ma ci sono potenze europee che contano sul fatto che l'Italia abilmente non entri in guerra. Invece poi è stato commesso un errore perché c'erano forze che spingevano, compresa la parte più giovane di questo liberalismo che era diventato, di questa borghesia che era da liberare, che era diventato industrialista e vedeva nella guerra un rigonfiamento delle commesse senza misura, e allora fu guerra. Ma i socialisti la guerra la patirono,
e bisogna leggere le lettere dei soldati al fronte che quando scrivono di aver paura di morire e scrivono alle loro mamma, mamma, invocavano la mamma persino nel sonno, giovanotti di 20 anni, mica ragazzini, mamma, mamma, io non ci voglio stare, vieni, aiutami, portami via, scrivevano le lettere, portami via, non è il mio mondo, la guerra non è il mio mondo sta da un'altra parte, dove sta la mia ragazza, dove ci stai tu, dove sta il mio lavoro, dove c'è l'Italia bella che io sogno. Questo deve essere molto chiaro. Salvemini, questa chiarezza mancò. Lo vogliamo uccidere, lo vogliamo ritenere un guerrafondaio, neanche per sogno. Dobbiamo capire le differenze che passano. Perché studiamo la storia e la storia del pensiero? Perché le differenze nella storia segnano il tempo, purtroppo. Sono pedine che segnano il tempo. E a noi, per noi, sono preziose perché ci insegnano. Hai menzionato prima Calamandrei. Calamandrei è un monumento all'etica civile, ma solo all'etica. Non è un personaggio politico, solo all'etica. Io ho letto i libri di Calamandrei, sono strazianti dal punto di vista della dilacerazione, ma alla fine was tun, dicono i tedeschi, che fare? Che fare? Che fare significa rompere l'indugio e scegliere. Almeno io sto da questa parte, non mi piace del tutto, ma io sto da questa parte. Perché questa è la parte che va avanti, l'altra è la parte che resta dietro. Questa operazione deve fare l'intellettuale e deve farla anche nell'indirizzo delle giovani generazioni. Perché, guardate, la storia di cui noi parliamo, io, scusate se rubo un minuto, io lo voglio dire anche ai miei ragazzi, lo dico anche a lezione, guardate, a quei tempi, gli anni del centro-sinistra, quando c'erano anche degli scetticismi sulla voglia di governo e di riforma di una grande figura socialista come Nenni, che non era un teorico, era un bersagliere della politica, però c'aveva la politica sulla punta delle dita, c'aveva Nenni, che aveva capito che doveva anche rompere con Togliatti, ma rompere nel senso di provocarlo, non nel senso di lasciarlo, misurandosi sul terreno delle riforme. E Togliatti accetta questa sfida, perché Togliatti non è stupido. Capisce che gli anni 60 devono essere affrontati nel nome delle grandi riforme, perché le grandi riforme sono la salvezza dei popoli. E questa è la storia del centro-sinistra. Solo questi uomini? No, noi siamo scesi in piazza. Vi parla uno che è sceso in piazza, che ha affrontato la polizia, che ha preso le botte dalla polizia per dire questo rettore non lo vogliamo. Perché? Perché è un rettore fascista. Se no il rettore non se ne andava. E Aldo Moro accettò le sue dimissioni, Aldo Moro, la sua università, dove la polizia carica gli studenti che protestano contro il rettore, suo amico. Aldo Moro accettò subito le dimissioni, disse queste cose a Bari non le dovevi fare, colpire i giovani studenti davanti all'Ateneo. Che significa queste cose a Bari non le dovevi fare? Noi siamo per la democrazia e per le riforme, questa è la nostra scelta di campo e su questa ci misuriamo. Fra l'altro Moro praticò con coerenza fino alla morte questa scelta. Questa è la politica, amici miei. Chi ci sta dentro, chi non ci sta dentro. Poi ci sono i grandi, questa è come la storia di tanti filosofi che hanno scritto tante cose e che poi non ci hanno lasciato niente. Nel Novecento, filosofi a noi contemporanei, testimoni della politica, Norberto Bobbio, destra, sinistra, i ricchi, i poveri, tutte queste cose, e poi lui alla fine metteva il ditino vicino al naso per dar segno che pensava. E si preoccupava più di misurare le distanze che di misurare il coinvolgimento. No, la politica è coinvolgimento, bisogna starci dentro, bisogna capire da che parte stai. L'intellettualità serve a saper scegliere la parte giusta, quella che va in avanti, non quella che si ferma dietro. Posso finire il ragionamento adesso? Sì, grazie. Questo è il mio punto di vista. Allora, mi sembra che tu abbia detto due cose diverse, però prima hai detto che bisogna saper scegliere e che Salvemini
quasi non ha scelto. Poi hai detto che ha scelto la parte sbagliata, su cosa un po' di... Sì, volevo dire quello, non ha scelto, cioè... Se non ha scelto non ha preso posizione. E non scegliere scegliere la scelto parte le cose... sbagliata. E non scegliere scegliere no, la parte sbagliata. Perché lui era interventista e ha scelto la parte sbagliata. Non allora, ma poi dopo c'è la storia diverse. Del centrismo... E qui, no, adesso volevo completare il ragionamento di prima, sennò non si riesce a chiudere nulla, sempre per i miei studenti. Allora, quindi, Salvemini scelse una cosa che, diciamo, fu sbagliata anche a mio avviso, però... Un conto è scegliere appunto la parte sbagliata, un conto è non prendere posizioni. Salvemini di posizioni ne prese pure certo troppe certo e in maniera certo pure troppo rigida, se vogliamo, su certe situazioni. Quindi è un po' diverso secondo me il discorso. Io dovevo una risposta all'ex studente, non so se nel frattempo se n'è andato, perché poveretto. C'hanno i treni. Vabbè, dirò molto semplicemente che Salvemini era favorevole alla NATO, ma la declinava la NATO in un modo non servile nei confronti degli Stati Uniti e quindi immaginava che questo tipo di organizzazione potesse essere comunque una tutela della comunità internazionale senza, diciamo così, appassirsi sugli interessi del blocco occidentale, pur non essendo egli filo comunista. Però se n'è andato, non posso interloquire. Torno al professor Suppa e alle sollecitazioni, ai due punti essenzialmente che ha trattato. Io ho pubblicato, glielo manderò, un saggio nel 2014 sull'antifascismo salveminiano, pubblicato sulla rivista Storica Italiana, un saggio di 50 pagine, un po' lungo, un po' noioso come sono io, tante note, su come Salvemini capisce poco del fascismo, quando il fascismo emerge. E come Salvemini cambia le sue posizioni tra il fascismo movimento il 22 e il 26, cioè l'affermazione del fascismo totalitario, quando lui, come ho detto prima, è già andato via dall'Italia l'anno prima. Perché dico questo? Perché effettivamente nel primo dopoguerra, quando ci sono nuovi scenari internazionali da un lato e il nuovo scenario nazionale dall'altro lato, il fascismo si afferma sostanzialmente su un insieme di grandi incomprensioni e sottovalutazioni che sono proprie anche di Salvemini, il quale anche lì, l'ho detto prima, attaccava l'Italia liberale non per favorire una dittatura, però in qualche modo contribuisce ad indebolirne quel che rimaneva. E sicuramente se voi vi leggeste i carteggi anche inediti, allora erano inediti, alcune cose poi le ho pubblicate, scoprireste che era una persona alla ricerca di un'identità e di una soluzione, perché come avrebbe detto Totò, non è che l'intellettuale nasce imparato, l'intellettuale fa una ricerca, come il politico, come il cittadino, non è che ha le risposte prima di farsi le domande. Quindi Salvemini, magari sbagliando come tutti, si faceva delle domande, forse delle volte improprie, e quando il movimento fascista emerge e l'Italia liberale con le forze esistenti, quelle politiche di allora, viene spazzata via, pochissimi comprendono dove andrà a parare il fascismo. Perfino Mussolini non sa dove andrà a parare. Se voi studiaste la storia di Mussolini e comprendereste cosa fa nel 22, come arriva al governo Mussolini, come si rapporta a Farinacci e alla sua sinistra del movimento del partito fascista e che cosa fa dopo. Egli stesso, che è un gran furbone e un grande, come dire, e ha grande velo sullo stomaco, anche egli respira l'aria e ha istinto politico, non è che ha, come aveva fatto Hitler 10 anni prima di prendere il cancellierato, aveva immaginato tutto quello che sarebbe accaduto. Si inserisce in un vuoto politico-culturale Benito Mussolini. In questo vuoto politico-culturale, in questa incertezza, c'è anche Salvemini, che non comprende come uomo dell'Ottocento che cosa? Il ruolo delle masse che sono entrate nella storia proprio durante la Grande Guerra. E allora gli ex combattenti, viene eletto in Parlamento in una lista di ex combattenti e ritiene che gli ex combattenti che hanno sofferto per la guerra, diceva il professore, possano essere una risorsa per la democrazia. Invece purtroppo gli ex combattenti saranno per lo più una risorsa per il nazionalismo, che declinerà l'ideale di patria in un certo modo e andrà verso il regime fascista. Tutto questo per dirvi che questi
questi aspetti molto delicati sono in fieri e che oggi sarebbe troppo facile per noi giudicare con le categorie e l'esperienza che abbiamo quello che allora non era chiaro. Sarebbe come se oggi noi giudicassimo esattamente con le categorie fredde e sagge quello che sta accadendo oggi a Renzi o a Grillo. Non lo possiamo fare, lo stiamo vivendo. Io mi sto chiedendo, vi confesserò, che cosa accadrà, non so rispondere. Anche quando ho paura, anche quando sono arrabbiato e indignato, e vi invito a non perdere questo vizio, non lo so dove andranno le cose. Alcune cose mi sembra di intuirle, altre no. Le cose che penso fra 5 anni potrebbero rivelarsi delle fesserie, ma io lo saprò fra 5 anni, non lo so adesso. Non so se, non so se, 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 se mi ultima cosa, la seconda tranche, diciamo, la seconda guerra mondiale. È stato già detto, la sa decifrare questa guerra fredda, Salvini? Mi è parso di... Come non ho capito. La sa decifrare la guerra fredda, perché la terza forza? Beh, la terza forza è un tentativo di stare, di non aderire in qualche modo a questa realtà, cioè non schierarsi né con la Democrazia Cristiana e la conservazione né con il totalitarismo sovietico, che è un atto di fino al 56 non dimentichiamoci che i rapporti tra comunisti e socialisti erano ispirati alla fedeltà all'Unione Sovietica, non è un dettaglio della storia. Volevo dire questo a voi, volevo chiudere ancora rivolgendomi disperatamente a voi. È stata detta una cosa molto interessante. Di fronte a uno status quo di allora, la guerra fredda, e di oggi, potremmo cambiare le carte in tavola. Il professor Supa ha parlato della possibilità di immaginare un'alternativa, una cosa diversa rispetto all'esistente. Cambiamento. Vittorio Foa, che non vi ho citato, che è stato un grande personaggio della storia politica e sindacale italiana, fece il suo ultimo comizio nel 2002, praticamente cieco, a Roma, davanti a qualche milione di persone. Che cosa disse il giovane Vittorio Foa, che sarebbe morto nel 2008, 6 anni dopo? E che ho avuto la fortuna di frequentare negli ultimi 10 anni della sua vita, avendo fatto la tesi di laurea su di lui, lo conobbi e diventammo incredibilmente amici. Lui era Vittorio Foa, io un capellone, ma che cosa andò a dire a questi ragazzi nel 2002? È stato in galera 8 anni e 3 mesi, era un antifascista della prima ora, si è speso nella storia dell'Italia repubblicana facendo errori, molti, analizzando la sua storia, la storia del suo paese, continuando a mettersi in discussione fino all'ultimo giorno di vita, ottobre 2008. Disse a questi ragazzi, io, con le mie categorie, la mia storia, non vi posso insegnare niente, perché se io cercassi di farvi ispirare a me, voi non potreste capire, la mia vita, la vita della mia generazione, non può essere la vostra. Che cosa vi posso dire di utile, secondo me? Lo disse in piazza, con 2 persone che lo sorreggevano. Ce la potete fare. Cioè c'è sempre la possibilità che voi, entrando nel merito, non accontentandovi, riflettendo, possiate trovare una strada alternativa, un'altra possibilità. Riprendere a sognare, riprendere a progettare. Non con i miei strumenti, che sono un vecchio... sostanzialmente disse questo con parole più urbane, che sta per morire, perché la vostra strada la dovete trovare nei vostri tempi, con le vostre categorie, i vostri linguaggi, però una possibilità c'è. E quando nel 98 Vittorio pubblicò Le lettere dal carcere, che è un libro alto così, che contiene tutte le lettere alla famiglia che scriveva quando era in galera con Ernesto Rossi e Riccardo Bauer, all'inizio di questo testo lui cita Vico e dice: pareano avversità ed erano opportunità. Noi e voi giovani ci troviamo in un mondo che ha rivisitato tutte le categorie novecentesche, che non vanno più bene, cioè non sono più adeguate, ma lo vediamo, lo respiriamo sulla pelle. Io posso dire, purtroppo da nostalgico, ma cosa vi è utile questa cosa? Non vi è utile. Quello che vi è utile è costruire un pensiero vostro, una libertà vostra, allora pensare
che nell'approfondimento e nell'acquisizione della coscienza, e questo accomuna Vittorio Fo e Salvemini, che erano molto distanti per altri aspetti, ce la potete fare. Senza sforzi non ce la farete, però ce la potete fare, potete riflettere, potete essere liberi, potete non fidarvi e potete farlo anche attraverso lo studio. Certo, dovete dedicarvi un po' e non pensare che la storia sia una somma di nozioni che vi appesantisce il cranio, è uno strumento di riflessione e di pensiero. Fidatevi di quello che vi dico, dubitate anche di me ovviamente, però pensateci. Bene, a meno che non vi siano altre intenzioni di intervento, perché non voglio mettere la censura a nessuno e non sto vedendo mani legate, l'ora è di quelle che comunque spinge al ritorno per mille ragioni, a partire dai treni che sono ormai sono diventati il dover essere. Se appunto non ci sono altre osservazioni, io ringrazierei e ringrazio senza condizionare il professor Ricciardi, che con un linguaggio diverso dal mio però ci ha regalato un affresco dei suoi studi, densi metodologicamente, filologici metodologicamente, ma anche molto appassionati, perché se c'erano due tracce visibilissime era la lettera da una parte, che significa filologicamente, cioè le lettere, le fonti, eccetera, eccetera, e il suo coinvolgimento personale in tutta questa storia. D'altro canto, la storia per sua natura, io non tanto uso il termine storia, mi piace di più il termine tempo, il tempo per sua natura o ci coinvolge oppure comunque passa e noi restiamo lontani da lui, per cui meglio farsi coinvolgere e meglio contemporaneamente studiare, perché studiare comunque serve. Vi ringrazio e alla prossima occasione.